I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Eccoci ad un nuovo appuntamento con Gusto Mediterraneo. Partiamo subito con un servizio molto particolare dedicato alle donne, al vino e al territorio, con il Gambero Rosso alla Città del Gusto. Luigi Salerno, direttore generale del Gambero Rosso. Lei prima ha detto che questa associazione Le Donne del Vino è un'associazione caratterizzata da un team tutto femminile. Cosa pensa quindi delle donne nella gastronomia? Beh, adesso, prima la gastronomia era un mondo maschilista, un mondo complicato per le donne perché era, già la cucina era di difficile gestione per una donna. Adesso con tutte le nuove tecnologie, dal microonde alla induzione, è diventato molto più facile per le donne e finalmente riusciamo a, cominciamo ad avere delle donne molto interessanti come chef, sono sempre state quelle che hanno creato la cucina e adesso la stanno portando avanti. Portiamo adesso nel mondo del vino questa associazione delle donne del vino che noi siamo felici di portare avanti, stiamo trasformando il Gambero Rosso in Gambero Rosa, cosa di cui siamo felicissimi, e quindi auguri all'Associazione delle Donne del Vino e complimenti per quello che fanno. Gianfranco Nappi, assessore dell'agricoltura della Regione Campania, quali sono i futuri progetti per le aziende avinicole? Ma noi intanto abbiamo alle spalle anni di sostegno importante a tante aziende, a tante imprese, e questo sostegno unito alla capacità imprenditoriale di uomini e donne che hanno retto queste imprese in questa sede, mi piace sottolineare soprattutto il ruolo delle donne, hanno consentito alla Campania di guadagnare punti e punti su scala nazionale e internazionale dal punto di vista della quantità e della qualità del vino prodotto. Vogliamo fare ancora di più, tant'è che abbiamo stanziato 2 milioni di euro per sostenere e promuovere il vino campano a livello nazionale e internazionale. Questo si tratta di un fatto, credo, molto importante. E poi proprio nella prima giunta regionale a cui ho partecipato ho presentato una delibera per i progetti integrati di filiera, 170 milioni di investimento, parte dei quali saranno destinati esattamente alla filiera vitivinicola. E quindi cosa pensa di queste donne che partecipano a questa associazione, le donne del vino? Io penso tutto il bene possibile, è un fatto bellissimo che in una regione come la nostra il vino sia andato avanti e vada avanti anche un pezzo di economia e vada avanti anche un pezzo di cultura. Mi piace sottolineare questo aspetto perché nel vino c'è anche un pezzo della nostra storia, della nostra identità. Vada avanti tutto questo molto spesso grazie alle donne, è veramente un fatto di straordinario valore. Elena Martuscello, delegata regionale dell'Associazione delle Donne nel Vino, cosa pensa appunto di questa associazione? È un'associazione appunto caratterizzata da tutte donne, quanti sono più o meno? Allora, è un'associazione nazionale che racchiude praticamente 800 iscritte, in Campania invece ne siamo 50 iscritte ed è, diciamo, cioè, è organizzata in modo regionale anche, quindi ogni regione c'ha la sua delegazione. E la forza al sud, diciamo, di questa associazione sul territorio? Diciamo che al sud, parlare di sud è una parola grossa, perché questa è un'associazione che è nata e si è sviluppata fortemente nel nord Italia, vuoi perché la cultura chiaramente vitivinicola è iniziata molto prima, parliamo delle regioni forti, insomma, che hanno fatto un po' la storia del vino, ma pian piano questa cultura, grazie all'impegno, devo dire, anche della nostra delegazione, perlomeno in Campania sta diventando veramente forte. Da fanalino di coda siamo adesso quasi la seconda regione in Italia. Ci aspettiamo questa presa di orgoglio e questa forza, diciamo, di sviluppo anche nelle altre regioni del sud. Vedi Sicilia, Calabria, che purtroppo sono ancora come eravamo noi 5-6 anni fa.
Lugana Armonia Senza Tempo, perché questo slogan? Sì, noi rappresentiamo una DOC dell'area del Lago di Garda Sud, principalmente tra Peschiera, Sirmione e Desenzano, che sono, diciamo, i paesi che sono nel primo entroterra del Lago di Garda. Armonia senza tempo perché? Perché il nostro è un vino che punta su due motivi molto forti, che sono innanzitutto un vitigno autoctono, che è la nostra Turbiana, meglio nota come Trebbiano di Lugana, ma assolutamente un vitigno autoctono, proprio la Turbiana. E poi sulle caratteristiche di una terra, a nostro avviso, unica e ripetibile, che sono le nostre argille. Queste argille che si sono formate in era glaciale, che hanno fatto delle zone a macchia di leopardo, dove assolutamente nascono dei vini che hanno una grandissima capacità di longevità. Quindi noi puntiamo soprattutto come consorzio nel comunicare, e questo è per noi un motivo di orgoglio essere qui a Napoli stasera per poter presentare proprio questi vini come dimostrazione che sono vini straordinari bevuti subito, ma assolutamente vini unici bevuti, diciamo, nell'arco del tempo. Quindi vini DOC da assaggiare appena pronti, ma anche con un invecchiamento che può arrivare fino a 6 anni.